Ciao a tutti da Virgo e sono qui per parlarvi ora di un giocatore danese che nel prossimo campionato vestirà la maglia di una squadra italiana. Il suo nome è Christian Gutkjær, del quale vi ho accennato ieri in una storia su Instagram, e appunto volevo parlarvi un po' di lui perché sono sicuro che la maggior parte di voi neanche lo conoscano, perché comunque è un giocatore danese, appunto classe 90, cresciuto nelle giovanili del Lyngby, poi passato a Nordsjælland e da lì ha fatto molta fortuna in Norvegia, perché ha vestito le casacche dell'Haugesund, del Sandnes e non di meno che del Rosenborg, insomma chi non conosce Rosenborg, e per poi passare per circa 2 milioni di euro al Monaco 1860 nella seconda divisione tedesca e poi all'Lech Poznan l'ultima stagione, 34 partite, 24 gol e 2 assist. Il contratto gli scadeva il 31 luglio del 2020 e si è accordato appunto con il Monza del Condor Adriano Galliani. Parliamo appunto un po' del giocatore. Come vi ho detto, un giocatore di 30 anni, quanto è del maggio 1990, alto sul 1,85 m, e come tipologia di gioco è uno dei pochi attaccanti moderni che però ha le caratteristiche dei centravanti del passato. Quindi viso alla porta, poche volte gioca a spalla corto di sponda, e il suo regno è l'area di rigore, quindi ovviamente in fase difensiva arretra la sua raggiorazione normale, però il suo regno non è il centravanti di movimento ma è il centravanti finalizzatore, colui che agisce al limite dell'area massima all'altezza della lunetta ma che diciamo mostra le sue maggiori skills all'interno dell'area. Ottimo colpo di testa, grazie anche all'ottima prestanza fisica, destro di piede, dalla buona tecnica di base che come tipologia di giocatore, sebbene fisicamente appunto sia diverso, ricordo un po' un misto tra rimanendo nell'ambito scandinavo, Thor-André Flo, ex attaccante del Chelsea, che è stato anche poi al Siena, classe 73, e in parte anche un certo Andreas Cornelius, che ora sta facendo le fortune del Parma e ancora prima del Copenaghen. Appunto, Gutkjær è emigrato, no? Dal Nordsjælland è passato appunto in Norvegia, tecnicamente un campionato minore, però in quegli anni spadroneggiavano come centravanti lui e un altro classe 90, un islandese, un certo Vidar Örn Kjartansson. Erano appunto questi due giocatori che all'epoca spadroneggiavano centravanti anche simili. Kjartansson era un po' più basso, però comunque, ripeto, è un attaccante che vede la porta, se gli si chiede di fare il lavoro di sponda che prende palla, smista il gioco, sì, magari può farlo, ma stiamo parlando sempre di un centravanti del 90, quindi 30 anni, che comunque ha un suo stile di gioco, uno stile di gioco che ha maturato negli anni. Se ovviamente gli si dovesse chiedere vienimi indietro, fammi una sponda, difendimi palla, magari lo potrebbe anche fare, ma è come avere una Ferrari e andare in centro città, con i limiti e con i dossi. Quindi io mi auguro che Gutkjær sia posizionato nella sua posizione naturale, quindi centravanti, non attaccante, centravanti. Un centravanti che in Italia, sì, in parte può essere un Belotti, un Boriello ai tempi d'oro, però lui è più prestante. Nonostante però la grande fisicità, sarebbe un errore considerarlo pachidermico, perché non è assolutamente lento, ha un'ottima muscolatura degli arti inferiori, quindi
Bravo in progressione non è ovviamente un film di guerra, cioè non è Marez, non è un uccellino, però forte fisicamente e soprattutto è forte mentalmente. Difficilmente nella sua carriera ha fallito, ha avuto difficoltà un po' in Germania, devo dire, però comunque in campionati come all'Augesund, come all'Lech Poznan, che comunque insomma, voglio dire, è un livello, il Lech Poznan è un livello superiore a quello del Monza, con tutto il rispetto per il Monza, ma per ovvi motivi, insomma, una squadra che ti fa le coppe è differente da una che sarà appena promossa in Serie B. Appunto ha fatto le fortune di questo club, sfoderando prestazioni eccezionali su prestazioni eccezionali. Quindi io rinnovo la mia promessa che quando verrà presentato Gutierrez dovrò trovare il modo per avere la maglia, perché io la maglia di Christian la voglio, ancora più di Eriksen, che di Cornelius, che di Lehrager, anche se la pronuncia non è quella, ma di Lehrager voglio la maglia di Gutierrez, ok? Uno che ha 30 anni, ha il coraggio e ha l'ardire da buon vichingo di mettersi alla prova con un club ambizioso, neopromosso della Serie B, esatto specchio della sua personalità. Quindi spero che il video mi sia piaciuto e spero che possa essere un po' un intro per i tifosi del Monza, per capire magari che tipologia di giocatore è prima di vederlo ancora in allenamento. Ovviamente se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e condividete attivando anche la campanellina delle notifiche. Mi raccomando, se potete farmi, tra virgolette, il favore di spolliciare se vi piace il mio lavoro, perché ripeto, è sempre una benzina ulteriore per i contenuti che comunque mai, vi prometto, mai mancheranno di qualità. Quindi vi mando un abbraccione e al prossimo video. Ciao!